Siamo lodati Gesù e Maria. Lo splendido Vangelo che la liturgia sottopone alla nostra attenzione, carissimi fratelli e sorelle, in questa terza domenica di Pasqua, è chiaramente distinguibile in due parti distinte, la prima e la seconda, con un piccolo prequel, un piccolo prologo. I discepoli di Emmaus vanno dagli apostoli e, già come aveva fatto Maria Maddalena, gli dicono: guarda che abbiamo visto il Signore. Tenete presente, tra l'altro, che a quanto ci racconta poi San Giovanni c'era già stata una prima apparizione agli apostoli, no? Questa difficoltà nel credere nella risurrezione. Mentre ancora stavano parlando e ancora stavano un attimo focalizzando, appare Gesù. Immaginate, insomma, no? Come erano le reazioni, attenzione, di persone che erano state con lui per 3 anni, che avevano ascoltato la sua parola, che ci avevano mangiato e bevuto insieme, che avevano tante volte sentito dire Gesù: guardate che tra poco andrò a Gerusalemme, mi ammazzeranno di morte violenta, ma dopo 3 giorni risorgerò. Quindi erano tutte quante cose che avrebbero dovuto sapere. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Dice: qui c'è qualcosa che non va. Forse ci siamo fatti un goccetto? Chi è questo che ci sta davanti? Oppure forse è lo spirito di Gesù, no? Voi sapete che le anime non hanno un corpo. E Gesù comincia, dice: che succede? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardatemi, e comincia a dire: le mie mani e i miei piedi sono proprio io. Dopodiché si scopre le mani e i piedi, che li fa vedere che cosa hanno visto nelle mani e nei piedi, le ferite della crocifissione. E così dice: ragazzi, ma che succede? Ancora c'era qualche problema. Dice: allora va, facciamo una cosa, avete qualcosa da mangiare? Perché Gesù fa questa cosa? Cioè, perché voi immaginate che la facciano mentre questo vedono che masticano, che sta mangiando qualcosa. Domanda: i fantasmi secondo voi mangiano? Un'anima mangia? Un puro spirito mangia quello che ci mangiamo noi? Fa il pranzo della domenica oggi? No. Se uno mangia vuol dire che c'è un corpo vero, d'accordo? Quindi la risurrezione di Gesù non è semplicemente che la sua anima è ancora viva, ma che il suo corpo veramente morto è veramente risorto. Dopo che mangiano, dice: accivicchia. Quindi capite, prima parte del Vangelo: io sono veramente risorto, attenzione, ma l'aveva detto Gesù, no? L'aveva detto lui, e non l'aveva detto soltanto Gesù. Dopo che ha mostrato la realtà della sua risurrezione, riprende e dice: adesso facciamo una cosa, riprendiamo la Bibbia e rileggiamo insieme tutti i passi della Sacra Scrittura che profetizzano la mia passione, la mia morte e la mia risurrezione, in modo tale che avete visto questa cosa. Avete visto che era tutto quanto scritto nella parola nella Sacra Scrittura, e potete andare in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo. Ok, quindi questo è il contesto. Attenzione però, adesso si aprono degli scenari che sono attualissimi anche per noi e che poi ci portano anche a dare uno sguardo alla prima lettura e alla seconda lettura, prima di concludere queste riflessioni. Numero 1, domanda: gli apostoli, i 12, Gesù lo conoscevano o non lo conoscevano prima di questi eventi? Lo conoscevano, no? C'erano stati 3 anni insieme, ma lo conoscevano bene? No. Gesù aveva detto che sarebbe morto e che sarebbe risorto, ma questi non ci avevano creduto. Quindi, primo messaggio che ci dà l'Evangelista: dopo la risurrezione c'è un passaggio di qualità, c'è un salto di qualità. La conoscenza che hanno gli apostoli di Gesù passa su un altro livello. Forse prima conoscevano un grande uomo, anche se San Pietro aveva detto, illuminato dallo Spirito Santo: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Voi capite che la santissima umanità di Gesù si presentava come una cosa simile alla nostra. Quindi chi è Gesù? Vabbè, un grandissimo santo, certamente, uno che ha con sé il Signore perché fa pure i miracoli, certamente, ma è veramente Dio Gesù? Punto interrogativo, no. Qual è la prova suprema? La realtà della sua risurrezione, capite? Quindi, da dopo la risurrezione, gli apostoli, che Gesù era Dio, non c'hanno più nessun dubbio, nessuno.
Vedete, Gesù dice: niente dubbi nel vostro cuore, datemi pure un pezzo di pesce da mangiare. Perché per andare ad affrontare tutto il mondo non si può avere nessun dubbio che tu stai portando Dio, capite? Non so se c'è un'omelia bellissima di San Giovanni, mi sembra Crisostomo, che dice: scusate, no? Chi non crede nella divinità, nell'origine divina della Chiesa, pensiamo agli apostoli come reagiscono prima della passione. Come reagiscono prima della passione? Giuda tradisce, Pietro rinnega, tutti gli altri scappano. Hanno fatto una bella figura durante la passione di Gesù? No. E perché hanno reagito così? Questo lo capiamo dal Vangelo di oggi. Perché sì, credevano che Gesù fosse un grande uomo, fosse una grande persona, cioè, però quando arrivano i guai non ce la fanno, capite? Voi sapete come sono morti i martiri? Qui in questa bella cappella, che adesso le possiamo tutte quante riammirare, abbiamo il martirio di San Bartolomeo. Passateci dopo a darci un'occhiata, perché questo dobbiamo conoscerla. Sapete come è morto San Bartolomeo? Era uno di quelli che era scappato la sera del giovedì santo, dopo la cattura di Gesù. Sapete come è morto San Bartolomeo? È morto scuoiato vivo. Hanno preso un coltellaccio e l'hanno scuoiato. Gli hanno tolto tutta quanta la pelle e la carne e l'hanno lasciato a morire in questo modo. Com'è? Non è scappato più? Che è successo? È successo che quando è stato martirizzato, lo sapeva bene, che stava morendo per Dio e che Dio gli avrebbe dato la forza di sostenere anche un tormento del genere. Qualche altro apostolo è stato, Simone per esempio, segato vivo, croc, 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 croc. San Pietro è stato crocifisso a testa sotto, quello che aveva rinnegato Gesù. Sant'Andrea è stato crocifisso sulla croce greca, ce ne sono stati tutti i colori, capite? Se uno legge, guardate, ogni tanto che passiamo davanti alla cappella, lì abbiamo una cappellina che un giorno o l'altro dobbiamo fare una bella visita dettagliata con tutte quante le reliquie dei martiri. Se voi leggete il martirologio romano, ma guardate che è una cosa impressionante quello che hanno vissuto i nostri padri nella fede, cioè, io ogni mattina che lo leggo, qualche mattina mi sento male, capite? Lì abbiamo dentro la cappella della Madonna della Dolorata, sta un po' nascosto, c'è la Madonna con Santa Lucia, che non mi ricordo chi altro sta vicino, comunque c'è Santa Lucia. Come si riconosce che è Santa Lucia? Perché in basso al quadro, mo scusate, non voglio mandare questo atto la domenica, ma c'è una mammella che si trova per terra con vicino un paio di tenaglie. Sapete che gli hanno fatto a Santa Lucia? Gli hanno preso, scusate, le mammelle femminili con delle tenaglie, gliele hanno strappate così, capite? Questo nella storia dei martiri è ordinaria amministrazione. Quando uno legge queste cose dice: ma come hanno fatto questi a patire questi tormenti? Perché questi ci credevano che Gesù Cristo è Dio, mica per scherzo. Ora domanda: noi ci crediamo veramente che Gesù Cristo è Dio? Non lo dobbiamo dare per scontato. San Giovanni nella seconda lettura ci dice: attenzione, chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo. Quindi i comandamenti a volte del Signore ci chiedono qualche piccolo sacrificio, sì o no? Pure andare a messa la domenica ci chiede un piccolo sacrificio, cioè c'ho un'ora della mia settimana che non era nelle mie disponibilità, gliela offro al Signore. Ma io ho sonno, ma io devo cucinare, ma io devo andare a fare una vacanza, devo andare il sabato e la domenica, devo andare a distrarmi, rilassare. Ma se tu credessi veramente che Gesù è Dio e ti dice: figlio mio, un'ora a settimana, dammela, te lo dico per bene tuo, non è che mi fai il favore a me, ma gliela dai subito, no? Se credi veramente che chi parla è Dio, anche quando ci stanno delle cose un po' più impegnative, se tu credi veramente che quello è Dio, ma lo fai, no? Allora, seconda parte del Vangelo, cosa fa Gesù? Dice: adesso ve l'ho fatto vedere, e questo vale per tutti, dice: ma io non ho mai visto Gesù risorto, come faccio a conoscere che egli è Dio? Ecco, cosa gli ha fatto fare Gesù? Gli prende la Bibbia e gli spiega piano piano tutto quanto che nella Bibbia parla, tutti i posti dove si parla di lui. E attenzione, qui ci rimanda alla prima lettura, quando San Pietro annunzia, fa i primi annunci del Vangelo, dice queste cose, attenzione, che ce ne importa a noi? No, non ce ne importa è come, ci guardate, voi, e parla ai contemporanei ebrei, voi qualche tempo fa avete chiesto che fosse graziato un assassino e avete mandato a morte l'autore della vita.
Ma voi pensate che questi ebrei erano tutti carogne, cattivi o cose di questo genere? Non tutti. San Pietro dice: io so che voi avete agito per ignoranza, cioè tra quelli che hanno condannato Gesù alcuni erano in mala fede, ci dicono i Vangeli, cioè le autorità religiose che invidiavano Gesù, ma quelli che tra il popolo erano stati sobillati e che dicevano Barabba, 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 non sapevano chi fosse Gesù, non gli passava neanche per l'anticamera del cervello. Gesù, San Pietro dice: fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, quindi avete, cioè, però per ignoranza avete fatta grossa quanto una casa, cioè avete chiesto che fosse graziato un assassino e avete mandato a morte Gesù. Attenzione, cosa significa questo? Cosa dice questo a noi oggi? Significa che se tu non conosci bene Gesù, e noi non possiamo dare per scontato di conoscerlo bene, nemmeno se siamo cattolici, se andiamo a messa la domenica e tutte le altre cose. Che succede? Succede che tu in tante circostanze della vita, anche senza rendertene conto, fai finta di non conoscerlo Gesù, addirittura lo consegni in mano ai suoi nemici e ti schieri dalla parte dei nemici del Signore. Questo può accadere tranquillamente. Ecco perché la cosa più importante a cui noi dobbiamo fare attenzione è la nostra conoscenza di Gesù. Ora Gesù li prende e gli spiega tutta la scrittura. Vi faccio una domanda: chi di voi conosce bene la Bibbia? Ha letto tutta la Bibbia dall'inizio alla fine? Ma anche se uno avesse letto tutta la Bibbia dall'inizio alla fine, voi sapete che la Bibbia non è un mare facilmente navigabile, sono 2940 pagine di non semplice interpretazione, perché sulla Bibbia. E allora, se io voglio conoscere Gesù, come faccio? Vi siete mai chiesti come faccio a conoscere un po' meglio Gesù? C'è la Santa Madre Chiesa che viene in nostro aiuto. Perché la Chiesa ha da diversi secoli formulato dei catechismi per gli adulti e per i bambini? Perché? Perché ci sintetizza in un linguaggio più semplice, ordinato e accessibile le conoscenze che sono necessarie che dobbiamo avere per Gesù. Domanda: noi possiamo dire di conoscere bene Gesù? Cioè, questo te ne accorgi? Se una persona atea viene da te e ti dice: guarda, tu vai a messa la domenica, beh, mi puoi spiegare in 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora in cosa credi? Perché vai a messa la domenica? Io non ci credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. In base a cosa tu credi una cosa di questo genere? Siamo capaci di fare questo? Sì o no? E anche quando magari noi sappiamo, magari sentiamo il Papa dice una cosa, ci viene all'orecchio una questione, no? E una questione morale magari impegnativa, dice: no, ma io questo no, io non, non la faccio questa cosa, per me non c'è niente di male. Sei sicuro che sia la risposta corretta? Forse non dipende dal fatto che non conosci bene qualcosa. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti, dice San Giovanni, è un bugiardo. Perché se lo conosci, tu i comandamenti li osservi, diceva i ragazzi del catechismo anche nella vecchia parrocchia, tutti e 10, dal numero 1 al numero 10, non a slalom, questo mi piace e questo non mi piace, questo sono d'accordo e questo non sono d'accordo, questa non è fede, capite? Allora, la cosa più importante, vi ricordate il vecchio catechismo di San Pio X, troppo frettolosamente messo in soffitta? A un certo punto faceva questa domanda: perché ci ha creato Dio? Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, forse qualche persona anziana se lo ricorda, per poterlo nell'altro. Qual è la prima cosa? La prima cosa è conoscerlo, perché se tu Gesù non lo conosci, non lo puoi amare. E se tu non lo conosci e non lo ami, non lo servirai volentieri. Servire il Signore non è un pensum, è un onore, è un piacere per chi lo conosce. Perché sai che va a fare il bene per te e per tutti quelli che ti stanno intorno. Quindi la cosa fondamentale è la conoscenza. Con questo colgo l'occasione per reinvitare tutta la comunità al catechismo degli adulti che c'è la prossima settimana. Io per esempio, fino a quando starò qui, io questo l'ho sempre fatto e sempre lo farò, faccio catechismo ai ragazzi, ai bambini, nell'ultimo anno di Cresima, ai giovani nel gruppo che ci sta e agli adulti, perché tutti hanno il sacrosanto diritto, chi lo desidera, di conoscere meglio il Signore, così come cerco di riuscire di preparare delle omelie decenti, per cui chi si ferma all'omelia domenicale possa crescere nella conoscenza del Signore. Perché ecco perché la Chiesa manda i parroci, e voi sapete che il primo dovere di un parroco, il primo, sapete qual è il primo dovere di un parroco?
subito dopo la preghiera per la sua comunità, che è il primo in assoluto, è predicare il Vangelo, è curare l'istruzione dei suoi figli. Capite? Perché se noi non lo conosciamo Gesù, non c'è niente. Ringraziamo il Signore se ci abbiamo qualche forma di devozione, se diciamo qualche preghiera, se andiamo qualche volta a messa, ma c'è una fede ridotta proprio al lumicino. Come crescerà, come diventerà forte questa fede? Tanto quanto tu lo conosci, sempre più e sempre meglio. Quindi se vuoi fare un'esperienza del Signore risorto, ci dice il Vangelo di oggi, cerca di fare una buona decisione nella tua esistenza e di dare tempo e spazio al Signore perché tu lo possa conoscere meglio. Perché se lo conosci meglio, crederai più facilmente che è Dio, lo amerai molto di più e la tua vita sarà un incanto perché trascorsa nel suo servizio. Servire il Signore non è, ripeto, un gravame. Il Papa si chiama servo dei servi di Dio, è il titolo onorifico più grande che possa esistere, in assoluto. Perché servire il Signore è regnare ed è essere felici già in questo mondo. Chiediamo a Maria Santissima, che tanto desidera questo, che suo figlio sia conosciuto e amato, che possiamo sempre più e sempre meglio impegnarci nel crescere nella conoscenza del Signore, approfittando anche delle occasioni che la grazia e la provvidenza ci mette dinanzi e non sciupando con le grazie che il Signore ci manda, perché possiamo crescere appunto nell'amore e nella conoscenza di Lui. Siamo lodati Gesù e Maria.